era un tema di gelosia, non capivamo di chi fosse geloso, perché dal messaggio si intuiva ma non era specificato. Quindi Danilo è al telefono con noi. Danilo! Ciao a tutti. Ciao Dani, ciao. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Danilo, 32 anni, di Milano. Rileggo il messaggio che era: come mai da quando ho avuto la mia figlia, la bambina, che ormai ha 2 anni, sono diventato molto geloso. Premetto che per me è una sensazione nuova. In vita mia non sono mai stato geloso con nessuna mia relazione. Io immaginavo fosse gelosia nei confronti della tua compagna, forse la Stefi diceva potrebbe anche essere gelosia nei confronti della figlia. E avevamo fatto una scommessa, adesso vediamo chi vince. Di chi? Non sono geloso di mia moglie assolutamente, ho avuto modo di riflettere in questa settimana e praticamente sono geloso del tempo che passo con mia figlia, cioè nel senso, siccome passo poco tempo con mia figlia alla sera, perché torno a casa alle 8 di sera, se c'è qualcun altro al di fuori del mio nucleo familiare mi dà fastidio. Mi vergogno anche, ma mi dà fastidio. Cioè, se qualcun altro ha passato del tipo tua moglie, tua compagna, adesso non so se siete sposati, ha un'amica, la zia Giulia, diciamo, che viene a casa e tu sai che nel pomeriggio zia Giulia, che è esterna alla tua famiglia, ha passato più tempo di te con tua figlia, ti girano i maroni. No. Se quando arrivo a casa c'è qualcun altro che passa del tempo con mia figlia, a me dà fastidio. Ah, se lo vedi, perché occhio non vede, cuore non duole. Cioè, se è successo. Se io arrivo a casa e c'è già qualcuno. Ma chi ci deve essere a casa? Io quando sono a casa che non c'è nessuno. Cioè, chi c'è a casa tua? Scusa? No, una zia, cioè una zia, un'amica, e io non posso passare del tempo con mia figlia perché c'è questa persona qua, a me dà fastidio. Ah, cioè dici, dai, via, fuori dalle balle che adesso sono tornata a casa e voglio stare con mia figlia. Esatto, sì. Ah, vabbè, però, ma questo sì. Sono confusa. Tu stai dicendo che ti spiace chi passa il tempo con tua figlia, perché allora sei geloso di tua moglie? Perché passa del tempo con tua figlia. No, io non sono geloso di mia moglie, assolutamente no. Ah. Ale, abbiamo chiamato la persona giusta? Ma non lo so, forse, allora, no, forse non abbiamo... Pensavamo di aver capito poco, ma era ancora meno di quello che in realtà è poi successo. Cioè, forse quello che stiamo capendo in questo momento adesso. Ma no, mi sembra semplicemente che quando torni a casa non vuoi avere gente in mezzo alle scatole, vuoi stare con tua figlia. Sì, praticamente sì. Ma è normale, oh. Non so che non è normale, ma è sbagliato secondo me. Perché, cioè, mi sento in torto. Perché sei troppo educato, non vuoi avere... Cioè, non vuoi... ti sembra di disturbare a te, povero patatino? Non lo so. Stefi, di tu, a me sembra tutto, cioè sembra normale, torni a casa, hai lavorato tutto il giorno, vuoi stare un po' con tua figlia, se ci sono altre persone lì che ti rubano quel poco tempo un po' ti spiace, non so, a me sembra normale. Stefi, vai tu. Ma no, io sono qui che aggrotto le sopracciglia e non sono certa di aver capito, nel senso che l'unica roba che mi è chiara è che a te pare di essere scortese verso un indistinto qualcuno che però non sai neanche bene chi sia, ma ti pare di non comportarti come dovresti. Perché? Perché alla fine se vengono a trovare mia figlia, cioè, o una zia, o un dammi un dato, Danilo, la bambina quanto tempo ha? 2 anni e mezzo. Ok, quindi è grandicella, perché ricevete tutte queste visite, infatti, in questo momento Covid? Quanta gente viene, che sono i re magi che passano tutti i giorni a portare oro incenso mice. Quello è un esempio, che ne so, le zie, top, le prime che mi vengono in mente. Ma quante volte capita l'anno, scusami? Ma una volta a settimana, 2 volte a settimana. È un po' tanto. A dir tanto. Comunque un po' tanto. È un bel ritmo sostenuto. Sì, comunque un po' tanto. Tu nel tuo messaggio, Danilo, parlavi di gelosia. Questo te lo ricordi? Sì, io sono geloso se mia figlia magari in quel momento non guarda me e guarda qualcun altro. Perfetto! Allora sei geloso di tua figlia e ha vinto la scommessa la dottoressa Andreoli? Sì, mia moglie non c'entra niente. Mi dice comunque, Danilo, sai che non l'ho mai sentita così irritata nei confronti di nessuno, la dottoressa. Cioè, no, ma allora, ma sei geloso di tua figlia o no? Dici la verità, sì, è quello il tema. Sì, ecco. Bravo Danilo, è quello. Com'è, Stefi, è normale essere un po' gelosi così, sì? Boh. Sì, allora è come se lui si sentisse... scusami Danilo, la verità è che non dovrei interpretarti, ma mi sembra di capire che è bello quello che dici in verità, anche se tu lo censuri. Cioè, è come se temessi di essere sostituito in un tempo che credi che ti appartenga, che di diritto sarebbe tuo, essendo il genitore della bambina, e che invece lei condivide con altri mentre tu sei al lavoro, come se non ti bastasse essere il provider di famiglia che poi al 27 ha lo stipendio caricato
sul conto. È molto bello in verità, perché era un vecchio modello paterno, quello dei genitori che credevano di fare i padri solo garantendo il sostentamento della famiglia. Tu con lei ci vuoi proprio stare, sai che è una cosa in realtà grande e meravigliosa. Io la coltiverei, ne parlerei con la tua compagna e magari potreste pensare di organizzarvi diversamente e di poter dirle come ti fa stare questa roba qui. Dani, c'è. Allora c'è Luca, un ascoltatore che ha scritto: oh, comunque l'avete chiamato voi il povero Danilo. No, però lui ci ha scritto e ci ha provocato, quindi è comunque un po' colpa. È Danilo che ci ha scritto. Ma secondo me la soluzione giusta, Steffi, ce l'ha data un'altra ascoltatrice, Ilenia, che scrive: secondo me questo è lui spera che in questo momento la suocera stia ascoltando, ed è un messaggio per la suocera. Cioè, spera che sia la suocera a recepire questa cosa. Cioè, lasciateli. Ecco, questo è un appello che io mi sento di fare a tutti quelli che sono all'ascolto e hanno amici che hanno dei bambini piccoli. Lasciateli anche un po' stare, cioè non andate sempre a casa lì a vederli fare, lasciateli un po' stare, che comunque è faticoso star lì con tutti i bambini, poi uno c'ha voglia di tenerseli, lasciateli un po' stare, no Dani? Sì, sono d'accordo, lasciateli un po' stare. Facciamo solo sembra una sciocchezza, ma per qualcuno non lo è, soprattutto quando hai bambini piccoli, la casa spesso è in disordine, giochi dappertutto, ci sono comunque delle persone che non aprono volentieri la porta di casa se non si sentono a loro agio anche rispetto all'ambiente, no? Sì. E hai voglia di dire: vabbè, ma siamo in famiglia tra di noi, io non guardo, non ti preoccupare, perché comunque magari tu non sei così ben disposto verso la visita. Ricordiamoci che quando c'è un bambino piccolo in casa, un conto è se io ti chiedo una mano e tu vieni a darmela se ti è possibile, altrimenti non è necessariamente un valore che tu venga pensando di fare comunque bene per me, perché non è detto. Giusto. Poi, su quel lato io e mia moglie siamo un po' opposti, io sono un po' più burbero e mia moglie invece... E lei è più accogliente, sì, dentro esatto. Casa. Dani, ti mandiamo un abbraccio, ci hai fatto comunque sorridere e... però mi sembra tutto bene, tutto normale, dai, un abbraccione. Bene, Dani, un abbraccio a voi, grazie ciao, mille. Ciao.